con il pane e lui non faceva nessuna fatica di prendere il pane il giorno di digiuno, perché per lui il pane, la sua memoria di piccolo era proprio il regalo di Dio che abbiamo oggi abbiamo partito da mangiare. Noi siamo, diciamo, come si dice, abituati ad avere tutto, e dunque ci arriva questi, diciamo, disordine nel cibo, di mangiare troppo, di mangiare troppo cioccolato, delle cose che fanno te. Allora, perseverare nel provare a migliorare la prossima volta, di dare a Gesù questa difficoltà che c'hai, e dirgli: la Madonna ti aiuterà. Puoi fare alla Madonna questo discorso: tu, Madonna, mi hai detto di digiunare, aiutami. Se tu non mi aiuti, non ce la faccio. Dobbiamo chiedere, come i bambini che hanno difficoltà: mamma, aiutami. E poco a poco ci arriva la grazia. Un'altra domanda? Sì. Allora, le lettere che avete dato per l'intenzione per la Madonna, lo prendo nella valigia, chiedo sia a Maria quando vado a Magnifica, sia a Bianiana quando lei appare, quando c'è l'apparizione del tuo, sempre va dai veggenti e loro presentano le lettere alla Madonna. Non so come fare una domanda sui segreti. Sono sei, grazie. Sono sei veggenti, però solo alcuni di loro hanno ricevuto i segreti. Chi ne ha ricevuti di più è la Viviana. Fra di loro sanno i segreti? No, no. Allora, i segreti, grazie. Se prendete il libro, Bambino nascosto, penso, non so, comunque. Allora, i segreti sono segreti per tutti, anche per il Papa, e anche fra di loro mai parlano dei segreti. E la Madonna ha detto: se una volta volete tradire me, allora perdete la voce per dire i segreti. Dunque, non hanno mai condiviso i segreti fra di loro, sono veramente segreti personali. Un solo segreto conosciamo a metà, è il segno sulla montagna del Bordo, perché è anche un messaggio. La Madonna ha promesso un segno sulla montagna che sarà visibile per tutti, permanente e indistruttibile. Però il segreto è che non sappiamo cos'è e non sappiamo quando arriva. I veggenti, qualche veggenti hanno detto, me l'hanno fatto vedere la Madonna, però non possono dire cos'è, solo che è molto bello. E allora sappiamo che arriva questo segno, ma non sappiamo cosa è. Ma i veggenti sanno, almeno Vizca e Jacob sanno cosa è e quando arriverà, lo sanno loro. Sì. Quando mi ha parlato dei poteri di Rosa e sono stati distribuiti, mi sono venuto in mente già quattro persone importante a cui regalare maggiormente, ma non sapevo come fare, non so come fare. Come dare i petali di rose? Se darli, ho pensato, immaginato di custodirli e passarli. Sì, potete, siccome avete ricevuto solo un petalo di rose, se venite a Međugorje potrò dare di più a voi. Però ci vuole molto tempo per fare una, perché vedete, è plastificata, poi c'è la cosa, qualche anno che ora della Madonna, ci vuole ore e ore e ore di lavoro, non posso dare così. Allora potete fare passare il malato da un altro malato, o tagliare per fare due pezzi. Ecco. Ah, allora, sì, ok, mi dispiace. Si può tagliare, sì. Vedete, mi hanno detto che non ci sarà abbastanza petali di rose, infatti abbiamo coperto tutti i bisogni, perché penso che il Signore ha moltiplicato, come i panini. Ho molto amato quelli che hanno ricevuto due volte
e nella loro coscienza hanno portato il secondo qui, affinché tutti possano avere, perché ci sono ancora 4 chiese da fare. Ecco, proviamo a chiedere a Dio di moltiplicare queste cose. Allora, una domanda che tocca i messaggi. Non so se vado fuori tema, se vado nel mio fermo. Io sono molto un po' preoccupata da questa deriva dei giovani di oggi, di tanta gente attorno a me che frequenta tutte queste pratiche orientali, tutto. C'è un dilagare nella mia città, solo in questo periodo, 10-12 corsi di yoga. Negli ospedali, queste pratiche, persone che ti propongono di andare da qui, tu non stai bene, quindi ti vengono a dire vai dal tal guru, fai tal corso, frequenta tal gruppo, e ovviamente da parte mia è sempre un no, però vedo queste persone, sono persone a cui voglio comunque bene e che loro sono convinte di fare bene, che sia una cosa buona. Ecco, senti cara, non c'entra forse quel bene, cosa possiamo fare? L'ha detto la Madonna. Cosa ha detto? Pregare digiuno. Perché non lo facciamo quando ha già dato la sua risposta? Vedete, vedrete nel libro del digiuno testimonianze. Uno che faceva alcolizzato e il gioco con le... la colletta. Aveva tutto il denaro, era dottore, aveva perso tutta la sua... Ecco, e come in 3 settimane, dopo anni di preghiera della genitori, in 3 settimane si è smesso di bere e in 3 mesi ha coperto tutti i suoi debiti. Col digiuno e la preghiera di papà, mamma e la sorella, che finalmente, dopo venire tanti anni alle Medjugorje, finalmente hanno cominciato a digiunare. 3 settimane è già il miracolo. Facciamo quello che dice la mamma, non posso ripetere di più. Ripete lei. Tante persone mi dicono, ma la Madonna ripete, ripete, come mai? Allora, sai cosa rispondo? Ma tu quando eri piccolo, quante volte la tua mamma ti ha detto non mettere i diti nel naso? Quante volte te l'ha ripetuto? E lui mi dice, finché mi smetto di fare. Allora, quando avremo cominciato a digiunare e pregare, fare tutto quello che lei potrà dare altri messaggi, ma ne dà tanti altri. Vedete quello di settembre, è molto sconvolgente. Potete rispondere questo alle persone che dicono che ripete la mamma. È il segno che una vera mamma ripete finché il piccolo fa le cose giuste. Allora, la Madonna ha detto mercoledì, venerdì, mi pare che il mercoledì comincia a mezzogiorno e finisce a mezzanotte, finisce a mezzanotte. Quelli che lavorano di notte, come infermieri, dottori o quelli che fanno la guardia di non so, una zona, chissà, la polizia, possono organizzare per fare anche il loro modo, per fare secondo, ma tutto, vedete, le regole sono fatte per l'uomo e non l'uomo per le regole, ok? Dunque fate tutto col cuore, questa è la risposta. Vedete cosa dice la Madonna? E fate del vostro meglio col cuore per rispondere e così sarà contenta. Volevo fare una domanda, forse molti di voi sanno già la risposta, ma io non la conosco. A proposito dei segreti, quando verranno rivelati, i 6 veggenti saranno ancora in vita? Allora, cara, questo è la curiosità. Curiosità. Una cosa bella con i veggenti di Fatima, vedete l'esempio. Loro avevano nessuna educazione, non sapevano niente di niente. Non sapevano neanche bene della guerra che era terribile nell'Europa e nel mondo, non sapevano niente. Quando la Madonna gli ha detto pregate per la Russia, ha insistito tanto lei, pregare per la Russia, loro, con la loro ignoranza, hanno creduto che era
che la Russia era la donna molto peccatrice. È vero? Hanno, ma hanno pensato, mamma, che peccatrice questa donna, che la Madonna ci chiede di pregare tanto per lei. Ma per dire l'ignoranza. Ma questa ignoranza non ha impedito loro a fare tutto quello che diceva la Madonna. Il risultato è che questi messaggi hanno coperto il mondo. E loro ignoranti. Non è che dobbiamo rimanere nell'ignoranza, ma non fare la curiosità, soprattutto sui segreti. La Madonna, pregate per i segreti, non fate domande. Pregate, perché sappiamo che i segreti toccano il futuro di Medjugorje, il futuro del mondo. E questo, se la Madonna ha fatto per i segreti, è per nascondere qualche cosa che non dobbiamo sapere e basta così. Non abbiamo bisogno di sapere tutto per fare quello che dice. Facciamo quello che dice, con la fiducia che lei si occupa del resto. Semplice. Una volta la Madonna ha parlato del modernismo. Sì, ha parlato del modernismo. Ecco, se magari può spiegare un po' meglio, perché anche ho cercato di capire un po' cos'è il modernismo, ma... Il modernismo è una cosa molto facile da capire. Ci fa una menzogna, il modernismo ci fa credere che c'è solo la terra, che conta solo la terra, dunque viviamo per la terra, la famiglia, il lavoro, la salute, il cibo, il tetto, le vacanze, gli studi, le cose bene del mondo, e però senza sapere che abbiamo un'anima e questo tempo della terra non è per durare. Allora se noi abbiamo come scopo le cose della terra, come ha detto la Madonna, siete attaccate alla terra e alle cose terrene e ci perdiamo lì, perché non durano queste cose. Dunque il modernismo è questo vento di menzogna che ci fa credere che c'è solo la terra. Dunque facciamo tutto per la terra. Allora la Madonna ha detto: non dimenticare, cari figli, che lo scopo della vostra vita è il cielo, ma vi perdete nelle cose materiali. E Satana vi devia col modernismo, il materialismo e l'egoismo. E proprio vivete per... Allora, lo scopo è il cielo e noi prendiamo il cammino della santità per andare in cielo. Le cose terrene sono create da Dio. Ci vuole mangiare, ci vuole il cibo, ci vuole il tetto, ci vuole la macchina, ci vuole il lavoro, la famiglia. Questo, bene, bene, belle cose, però sono mezzi, non sono lo scopo. E noi nella perversione del mondo di oggi abbiamo trasformato i mezzi, i doni di Dio, come lo scopo. Dobbiamo mangiare, ma per qualche persona mangiare è diventato Dio cibo. Vedete come sono moltiplicati in Italia i ristoranti e le chiese sono vuotate. Come mai? Vedete, questo è il modernismo. Altre domande? Suora Emanuele, sono qua. Volevo chiedere a che punto è la Chiesa sul riconoscimento di Medjugorje, visto che il Papa... Un punto positivo, devo dire. Finalmente abbiamo una grande speranza, dopo tanti anni di onde, che infatti quando è venuto quello che è stato inviato dal Papa, Bishop José, venuto a Medjugorje, ha fatto un discorso molto molto positivo, anche venuto da noi, abbiamo parlato con lui, è molto molto positivo su Medjugorje. E lui è stato inviato dal Papa perché lui nel passato ha lavorato sulle apparizioni di Kibeho in Ruanda, Africa. E per salvare queste apparizioni che erano vere, ma si sono aggiunte tante cose, un po' di confusione lì, ha scelto tre veggenti, erano riconosciuti e hanno deciso che qualche primi giorni delle apparizioni erano vere. Poi, allora, con questo esempio il Papa è stato contento e ha mandato questo arcivescovo polacco a Medjugorje. E lui ha suggerito le stesse cose. Il Papa, anche se questa
diciamo, diretta era un po' così, diciamo, perché si è sbagliato 2 o 3 volte il Papa, opinioni personali, dunque va bene. Allora ha detto, non dimenticarle, ha detto che aveva da scegliere tra le conclusioni del studio della commissione con Cardinal Ruini, che era positiva questa commissione, e i risultati negativi di Cardinale Müller, a quello tempo era il capo della Congregazione per la Dottrina della Fede. E lui ha scelto, ha detto che ha rifiutato le cose di Müller negative e ha scelto di prendere le cose di Ruini. E dunque ha detto che i primi giorni, 7 primi giorni dell'apparizione di Giuri, sono riconosciuti come vere autentiche apparizioni. Allora noi, sentendo questo, siamo molto contenti, perché basta un giorno riconosciuto per fare di Medjugorje un posto di apparizioni vere, e dunque di poter, allora, che invece di avere solo pellegrinaggi privati, possiamo fare pellegrinaggi ufficiali, dunque guidati dai vescovi, dai parrocchi e dai tutti i sacerdoti, che sarà dunque una riconoscenza. Il fatto che ci sono 7 giorni, i primi giorni riconosciuti, allora ci mette quasi prima di Fatima, perché ci sono 6 giorni riconosciuti a Fatima, dunque siamo primi. E la Madonna ha detto nel 21 agosto, penso, che voglio continuare a Medjugorje con i segreti che ho cominciato a Fatima, dunque la continuazione di Fatima e Medjugorje. Allora siamo contenti e aspettiamo una cosa ufficialissima, però già il Papa non può andare indietro, dunque va bene. Siamo bene, siamo messi bene. E si vede anche perché sono stata sorpresa che in settembre, ottobre, tanta gente ancora a Medjugorje. Avete visto voi che l'adorazione della sera, ad esempio, tutta la rotonda piena di ottobre. È bello. Beh, la domanda la faccio io adesso. Nel senso, ho avuto la grazia di andare a Medjugorje i primi anni e vedere un po' nel tempo come l'approccio del pellegrino è cambiato nei confronti di Medjugorje, nel senso. Ricordo proprio i primi anni, c'era quasi una sete di respirare quell'aria, un'attenzione, un silenzio, una preghiera. Adesso noto un po' con dispiacere, ma pertanto so che la Madonna guida comunque sempre tutti, quindi un po' più superficialità, perché le persone arrivano e forse non apprezzano fino in fondo quello che sta avvenendo lì. Poi un po' di disattenzione, ad esempio parlavamo a tavola in due, no? Mentre si aspetta l'apparizione, soprattutto gli italiani parlano, dice di pregare, eccetera. Ci puoi dire tu che cosa ne pensi? C'è una parola di lingua inglese, americani. Se vuoi pregare tranquillamente sulla montagna, fai durante la messa in italiano, così sono tutti lì in chiesa. Bene, allora, quello che dici è vero, in senso detto, ma io vedo continuamente delle persone che fanno veramente un bel pellegrinaggio col cuore, che certo che c'è più di rumore, che la sete in tante persone forse è diminuita un po', però devo dire anche più di gente vengono. All'inizio, quando non c'era più niente, né anche riscaldamento nella chiesa, né aria condizionata, mi ricordo i primi tempi nella tenda qualche cosa, nell'inverno dovevamo portare una borsa con delle cose di lana per avere i piedi un po' riscaldati, perché faceva 0 fuori, 0 dentro, ma tutti matti che erano lì. Con l'amore della Madonna sopportavamo questa sofferenza, questa durezza. Adesso siamo più, ecco,
c'è il riscaldamento, c'è l'ascensore, c'è tutto, ecco. Allora le cucine moderne, le cose. E allora più di persone vengono che non sono abituati a vivere nella difficoltà. Dunque queste persone le dobbiamo anche accogliere, e dipende molto dai capigruppi di fare questo pellegrinaggio, un pellegrinaggio di preghiera, di approfondimento della fede, e questo dipende molto dai guide. Allora quando fate un pellegrinaggio siete sicuri di prendere una persona che si occupa della vostra anima e che vede che fate una bella confessione, che spiega un bel messaggio, che c'è un sacerdote che vi guida bene nella preghiera, nei sacramenti, nell'ascoltare i messaggi, e così scegliete dei bei. Penso che voi siete ben equipati qui in questa città di Torino, dunque non c'è problema. Però è vero che un pellegrinaggio, come al tempo di Gesù, sapete che loro 3 volte l'anno da Nazareth dovevano andare a Gerusalemme nel Tempio per pellegrinaggi. E in quella epoca non c'era la Mercedes, non c'era la macchina, l'aria condizionata, non c'era niente, però era la regola. Dunque dobbiamo durante il pellegrinaggio essere un po', diciamo, busculé, come si dice, un po' fuori abitudine, che costano un po', però è bello, fa parte del pellegrinaggio, e non lamentarsi di questo, perché può essere una bella offerta anche. Comunque, se la Madonna invita è perché c'è un regalo per voi. Dunque siate attenti a quel regalo che ha preparato per voi. Bene, allora ancora una domanda, perché ricordo che padre Lorenzo si sta andando a preparare per la messa. Chi vuole fare insieme una domanda, alza la mano, così io porto il microfono. Bene. Hai già esaurito tutte le domande, nel senso che hai spiegato benissimo tutto. Volete dare le intenzioni, posso passare a prendere, le mettiamo, le diamo solo le mani.